L'emergenza coronavirus sta cambiando le prospettive economiche e sociali del nostro bacino e della nostra economia mondiale. Ritorna al centro il dibattito sull'agroalimentare, le prospettive legate al food e appunto alla produzione e al consumo di cibo. Sono innumerevoli i progetti che tentano di conciliare lo sviluppo tecnologico con la produzione di qualità e tracciabilità del cibo. Tra i vari progetti vogliamo ricordare un progetto molto interessante che sta seguendo la GME Association, un'associazione che si occupa da tempo di promozione di agroalimentare, creazione di network e sviluppo di progetti legati appunto alla promozione di valori sostenibili e di cooperazione all'interno del Mediterraneo. E per cercare di capire il rapporto che può nascere in Italia con altri paesi all'interno del contesto del Mediterraneo, legati appunto al food e in questo caso ai grani autoctoni del nostro bacino, abbiamo Franz Martinelli, che è il presidente della GME Association, che sta seguendo un progetto molto interessante dedicato appunto ai grani autoctoni del Mediterraneo. Martinelli, può spiegarci l'importanza di questo progetto che riesce a conciliare attraverso la tecnologia blockchain e quindi la tracciabilità dei prodotti, la valorizzazione dei grani autoctoni, lo sviluppo di logiche occupazionali per i giovani e anche la qualità del cibo? Grazie. Cercherò di illustrarvi nel migliore dei modi quale è l'obiettivo che intendo raggiungere relativamente alla diffusione e alla maggior produzione dei grani autoctoni e naturalmente il maggior consumo. Farei una premessa però. Tengo a ricordare che il grano è il cereale più diffuso al mondo grazie all'elevata resa produttiva e alle numerose possibilità di utilizzo dei suoi derivati. Relativamente proprio ai grani autoctoni, i quali appartengono al cosiddetto genere Triticum, che è un cereale di antica cultura localizzato tra il Mediterraneo, il Mar Nero e il Mar Caspio. Ecco, questi grani possono essere indicati come il vero protagonista della dieta mediterranea. Dieta mediterranea che, come sappiamo, è patrimonio culturale immateriale dell'umanità dell'UNESCO dal 2010. Ed è anche bene ricordare che il grano è quello che può fornire almeno la metà delle calorie giornaliere da consumare per coprire il nostro fabbisogno energetico. Importante quindi proteggere le specie e le varietà autoctone per il mantenimento della biodiversità e per l'agricoltura sostenibile, ma è anche importante migliorare la loro qualità, combattere le frodi, rafforzare le politiche di etichettatura, compresa l'identificazione geografica dell'origine. Dobbiamo ricordarci anche che il grano è fortemente influenzato dai cambiamenti climatici e lo scenario più negativo per il futuro prevede una riduzione del 25% della produzione mondiale tra il 2030 e il 2049. E allo stesso tempo la FAO e l'OCSE prevedono che la produzione di grano dovrà aumentare del 60% per nutrire il mondo. Quindi la domanda di grano è in continua crescita. Ricordiamo solo che 3 miliardi di persone lo consumano, mentre pochi sono i paesi che producono le varietà per uso alimentare. Il grano, per questo motivo, è sempre stato al centro di importanti decisioni geopolitiche globali che colpiscono i principali consumatori del mondo, in particolare dall'area del Mediterraneo. Ricordiamoci che l'antica Grecia, che è la culla della democrazia, liberalizzò tutti i commerci tranne quello del grano. La Roma imperiale concepì l'annona e dal Medioevo alla Rivoluzione francese l'accesso e la disponibilità del grano influenzarono fortemente la storia dei popoli. E quindi, ed è per questo che noi vogliamo che ci sia la possibilità di poter dare al grano autoctono il giusto spazio, ecco, ai fini di quello che poi è il beneficio a favore di tutti quanti i consumatori. Relativamente a questo nostro progetto, insomma, a cui stiamo lavorando, noi intendiamo promuovere i cereali autoctoni dalle sponde nord e sud del Mediterraneo, implementando soluzioni innovative e strumenti tecnologici per ottenere la tracciabilità del prodotto nelle varie
ai geografici e contesti socio-economici del Mediterraneo. L'intento del progetto, il progetto che poi è individuato con una sigla INGRAMED, è quello di sviluppare competenze tecnologiche e di networking tra i vari protagonisti della coltivazione, produzione e lavorazione dei cereali autoctoni, ecco, supportando metodi analitici di monitoraggio e produzione delle qualità attraverso piattaforme di tracciabilità che sfruttano la tecnologia blockchain. Il progetto, per non andare troppo in là con il mio intervento, ecco, direi solamente questo, che lasciandovi poi naturalmente la possibilità di poter leggere compiutamente questo progetto e goderne dei benefici che ne derivano dallo sviluppo di questo progetto, noi intendiamo promuovere i cereali autoctoni attraverso sistemi di scambio di informazioni tra i vari paesi delle due sponde del Mediterraneo, facilitando allo stesso tempo la comunicazione con i produttori di alimenti trasformati e con i consumatori finali, costruendo così una catena mediterranea del valore per i cereali autoctoni. Penso che abbia dato il giusto valore a quello che noi stiamo realizzando e mi auguro che il più possibile molti paesi, oltre quelli in cui stiamo lavorando, siano coinvolti e siano tra i protagonisti coinvolti nella missione comune di questo progetto, come ho già detto, per semplificazione di parole, INGRAMED. Per concludere, una sua riflessione personale riguardo il futuro del cibo di qualità, o meglio, come ben sappiamo, si sta parlando molto di qualità, di cibo di qualità, anche in rapporto alla dieta mediterranea. Sotto questo aspetto, una sua opinione personale, una sua riflessione personale riguardo il futuro di queste prospettive alimentari. Che cosa possiamo dire a riguardo, anche in rapporto al grano? Beh, io posso solamente dire questo. Cerchiamo tutti di mangiare meno e con cibo di maggior qualità. Il risultato, a mio avviso, sarà lo stesso, identico. Benissimo, ringraziamo l'ingegner Franz Martinelli, presidente della GME Association, e in bocca al lupo anche con il progetto INGRAMET. Grazie. Thank you.